Buon lunedì, cari amici di Filo Diretto. Oggi parliamo di lavori pubblici e lo facciamo con l'assessore competente del Comune di Alessandria, Michelangelo Serra, che è tornato a salutarci. Grazie, Buongiorno a grazie te, buongiorno a assessore. tutte e a tutti. Grazie, assessore. Allora, parliamo prima del parcheggio in Piazza della Libertà, proprio perché la settimana scorsa sono iniziati i lavori e quindi una notizia fresca fresca. Abbiamo iniziato i lavori, inizieremo con rimuovere tutte quelle cose che si sono accumulate negli anni attorno al parcheggio, a partire dai bidoni interrati che furono usati per un brevissimo periodo. Toglieremo una cabina, delle cabine elettriche, uno di quei baracchini di AMAG Mobilità lato centro. Sistemeremo un po' tutto il circuito. Una cosa che ci tengo a ribadire, metteremo un impianto di illuminazione, oltre a rifare bene la pavimentazione con dei blocchetti belli, sistemeremo completamente l'illuminazione nel passaggio, in modo che sia bello luminoso e ben frequentabile anche la sera da tutti i nostri concittadini. I lavori andranno avanti in due lotti, prima quello che vedete già lato comune e poi il secondo lato poste, per Sì, diciamo che ne intenderci. aveva bisogno, dalle Sì, la immagini ringrazio situazione la regia. Infatti, purtroppo era sfuggita di mano, c'erano anche dei rischi di inciampo esatto. e un assestamento generalizzato dell'area. Quindi era importante fare questo Fine intervento. lavori, più o meno, Vediamo, previsione? perché purtroppo nei mesi invernali c'è Sì, l'incognita del meteo. esatto. Speriamo che questo periodo di freddo duri poco, soprattutto per la posa, servono delle temperature sopra lo zero, quindi sulla base di quello vedremo. Comunque l'impresa ci ha garantito che andrà velocemente, l'ipotesi che comunque in un paio di mesi si risolva tutto l'intervento, compreso dell'illuminazione. Bene, bene. Allora, siamo come sempre in diretta, 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono. Se volete fare delle domande all'assessore, ce n'è già una. Pronto, buongiorno. Pronto? Salve, buongiorno, sono Stefania di Alessandria. Buongiorno Stefania, prego. Allora, fa piacere che rifanno Piazza Libertà per evitare così il dissesto dei marciapiedi, queste cose qua. Però ci sarebbe anche da pensare il costo di Piazza Libertà, magari da abbassare un po' i costi perché parcheggiare in centro è impossibile. Va Quindi a bene. Cavour tante volte non puoi parcheggiare, quindi il più vicino al comune o le vie limitrofe è Piazza Libertà, però a volte si evita perché ha un costo molto elevato. Grazie Stefania, Prego, grazie. buona giornata. Grazie. Benissimo, perché mi dà l'opportunità di Di parlare parlare del anche lavoro dell'altro che è stato fatto progetto. la scorsa settimana sulla mobilità in generale. Abbiamo organizzato 5 incontri in Taglieria del Pelo e con i commercianti, in modo da raccogliere tutte le problematiche legate sia alla sosta, sia al trasporto pubblico, alla mobilità sostenibile e alla ZTL, all'accesso del centro. Per quanto riguarda la sosta, finalmente devo dire, siamo a una situazione di sblocco del vecchio contratto che avevamo con ATM, perché il Ministero dell'Economia e Finanze ci ha scritto che non può essere prorogato, cosa che non era nostra intenzione Intenzione. comunque fare, e entro il giugno del 2025 verrà rivisto l'intero sistema di sosta a pagamento del Comune d'Alessandria. In che modo? Senz'altro bisogna andare a controbilanciare quello che è il costo di Piazza della Libertà e dei parcheggi in struttura. Perché attualmente i nostri concittadini, come chi ha chiamato poco fa, trovano molto caro Piazza della Esatto. Libertà e quindi bisogna riuscire a renderlo più economico, più accessibile e piuttosto rivedere, come prevede il piano urbano della mobilità sostenibile approvato dalla precedente giunta, il parcheggio su strada in diverse fasce, in modo da disincentivare l'uso del parcheggio su strada per lungo periodo, Ah, e ok. anche a favore dei residenti che molto spesso
mi chiamano e lamentano il fatto che in molte zone non si riesca a trovare parcheggio. Quindi rivedremo in complessivo la sosta, invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a scrivere proposte, idee a alessandrasimuove@comune.alessandria.it, che è l'iniziativa che stiamo mettendo in piedi per ascoltare come spugne tutte le segnalazioni. Verrà redatto un documento finale con tutte le segnalazioni dei nostri concittadini, sia quelli che sono venuti, sia i commercianti che abbiamo ritrovato, in modo da poi avere un documento finale su cui fare dei ragionamenti di breve, di medio e di lungo termine. Pronto, buongiorno. Sono Elena. Sì, prego, buongiorno. Scusi, io sono 2 anni che chiedo le strisce in corso Carlo Marx, specialmente davanti alla farmacia Don Bosco. Non si vede niente alla sera, specialmente con la nebbia. Persone anziane che attraversano, 2 anni che io chiamo con questa cosa. Persone anziane che vanno in farmacia una certa ora. Vediamo se ci riusciamo adesso. Grazie, buongiorno. Allora. Carlo Marx è un campo di battaglia. Grazie signora, grazie. Allora, Corso Carlo Marx e Corso Acqui, già previsto un intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale con qualche sorpresa, perché metteremo anche qualche intervento per moderare un po' la velocità, soprattutto su Corso Carlo Marx, dove peraltro ci sono stati gravi incidenti anche recenti, esatto. Non appena arriverà la bella stagione, chiaramente, perché fare la segnaletica orizzontale in questo periodo dura poco, mettiamola così, faremo questi interventi e sarà previsto anche un attraversamento pedonale rialzato, proprio sia per mettere in sicurezza chi attraversa la strada, sia per dissuadere i nostri concittadini a superare il limite dei 50 all'ora che c'è su Corso Carlo Marx. Allora, senta... Niente. Sì. Pronto, buongiorno. Vediamo se riusciamo. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Prego, sì, buongiorno. Sono già in diretta? Sì. Allora, ascolti un attimo. Io telefono da Rione Cristo. Allora, ci sono diversi anni che io ho già telefonato, ho scritto alla redazione o meno. Strada Casalcermelle, sia in uscita che in entrata, le paline indicazione della zona 30 sono state tolte per incidente e non sono state più messe. Aveva già chiamato lei per questo problema. Volevo sapere dall'assessore cosa dice, perché non vengono più messe. Non ho capito cosa è stato tolto. I cartelli di accesso a zona 30. Ah. Io l'avevo già detto con la signora Lina, l'avevo già parlato. Luca, le indicazioni della strada Casalcermelle, sia in uscita che in entrata, i cartelli dalla zona 30 sono stati tolti. Perché non vengono più messi? Grazie, buongiorno. C'è stato un incidente, sono stati diversi. Faccio una verifica, invito comunque i concittadini a scrivere anche al comune o a telefonando all'URP o utilizzando l'app Municipium, soprattutto per quanto riguarda interventi sulla segnaletica verticale, perché in questo modo gli uffici preposti ne sono a conoscenza, mandano gli operai a ripristinare. Allora, mi infilo tra una telefonata e l'altra, volevo parlare della ZTL. Allora, voi avete detto che la ZTL è in via sperimentale. Esatto. Allora, ci sono ovviamente i commercianti che si lamentano, perché quando si introduce una ZTL i commercianti sono i primi ovviamente a intimorirsi. Allora, la prima domanda è: che cosa vuol dire che è sperimentale? Sperimentale finisce la sperimentazione a fine febbraio. Questo periodo è stato utile sia a raccogliere in questa fase, Alessandra si muove, tutte le osservazioni, soprattutto quelle dei commercianti, che devo dire sono contrari soprattutto a quella che è la fioriera di blocco all'ingresso di Via della Vittoria. L'obiettivo è quello di andare verso un sistema, come in tutte le altre città di pari dimensione d'Italia, di varchi elettronici e adesso stiamo andando avanti con questo progetto. Ci sono già i soldi per mettere i varchi elettronici. La sperimentazione c'è stata utile anche per vedere i flussi di traffico e abbiamo visto che soprattutto sull'attraversamento nord-sud c'è stato un calo di traffico, di gente che tipicamente dagli Orti verso Piazza Garibaldi tagliava al centro invece di utilizzare gli spalti. Ah. Ora faremo delle valutazioni anche politiche su quello che sarà il futuro della ZTL. Senz'altro, finita la sperimentazione, si ritornerà a una situazione
dove dovremo valutare altre iniziative per valutare in alcuni punti come limitare il traffico, in altri come intervenire per migliorare la situazione anche a favore dei commercianti. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ma io ho una domanda abbastanza semplice. Visto che l'assessore Serra è molto favorevole ai 30 km all'ora come velocità massima nel centro, effettivamente è una velocità che di fatto avviene attualmente, perché le vie del centro sono così anguste e così mal ridotte che andare oltre 30 all'ora normalmente è una cosa abbastanza difficile. Quello che volevo chiedere è sulle circonvallazioni, diciamo sugli spalti, perché non vengono segnate le corsie? Di fatto, se non le sanno, si viaggia a destra, a sinistra, sopra, sotto, come si vuole, si parcheggia in doppia fila e non c'è nessuna segnata orizzontale che determini quali sono gli spazi di percorrenza. Secondo me non sarebbe male, appunto, fare delle belle corsie se qui si viaggia a sinistra, a destra e così via. Non so cosa ne pensa l'assessore, penso che comunque non possa essere tanto contrario. Grazie, grazie, buongiorno. Allora, questa è una diatriba storica perché Infatti. nella nostra città non ci sono mai state, di fatto, se non in alcuni punti, delle corsie di delimitazione delle carreggiate sugli spalti. Allora, adesso stiamo analizzando, anche sulla base del piano urbano della mobilità sostenibile, due cose. La prima, la larghezza delle carreggiate. Sappiamo che i nostri spalti, soprattutto alcuni, penso davanti all'ospedale, sono molto larghi. Infatti. Quindi, una cosa che sto portando avanti è cercare di creare delle fermate degli autobus accessibili che vadano a restringere leggermente le corsie. Nel momento in cui rivedremo proprio la larghezza della carreggiata sulla base di queste modifiche, faremo la valutazione di fare una segnaletica orizzontale tale da delimitare la carreggiata in corsie. Allo stato attuale ci starebbero anche tre corsie in alcuni punti degli spalti. Infatti. E non vorrei che la percezione dei nostri concittadini scambiasse uno spalto per un'autostrada. Quindi, da un lato, senz'altro servirebbe a dare un po' più di rigore al traffico, come avviene per esempio in prossimità dei semafori dove le corsie ci sono. Dall'altro, non vorrei che vedere tre corsie su uno spalto incentivi la gente ad andare più veloce, perché Esatto. comunque il limite è dei 50 e deve essere rispettato, Rispettato. soprattutto perché ci sono tanti attraversamenti pedonali già di per sé pericolosi oggi, Esatto. vista la velocità media del traffico. Esatto, no, poi sono sia in città. Pronto, buongiorno? Pronto? Pronto, buongiorno, in linea, prego. Vabbè, vediamo se riusciamo a riprenderla. Quali saranno nei vostri progetti altre zone per la ZTL e se anche lì ci sarà una sperimentazione o se, come si dice, partirete a No, bomba? allora, con i varchi inevitabilmente dovranno essere identificati i punti dove andare a installare i varchi. Il discorso che lasciamo aperto ai contributi dei cittadini è legato piuttosto agli orari, perché Ah, ok. fanno tanto. Un'altra zona di interesse che stiamo attenzionando è quella di Via Dante, dove attualmente c'è già una ZTL, solo in alcune fasce orarie del fine Sì. settimana. E l'idea è quella di regolarla in maniera un po' migliore, soprattutto andando a identificare e intervenire su quello che è l'attraversamento da via Cavour a via Mazzini. Quindi allargare la ZTL di Via Dante anche un tratto di Piazza della Libertà per evitare lo stesso discorso che vale su Via della Vittoria, che chi arriva dal sud di Alessandria per andare nella parte nord attraverso il centro, aggiungendo traffico al traffico che già c'è nella zona. Chiaramente l'attenzione, soprattutto per quanto riguarda le strisce, gli attraversamenti pedonali rialzati, le limitazioni di velocità, il controllo di velocità tramite mezzi fisici non autovelox, sarà incentrato soprattutto, direi, sui sobborghi e sulle zone periferiche dove c'è,
come giustamente ricordava il signore, un problema molto più grave di infrazione della velocità e pericolosità dei percorsi. Quindi gli attraversamenti pedonali rilassati riguarderanno anche tutti i sobborghi, così come tutte le iniziative che faremo. Di certo non guarderemo solo al centro, ma guarderemo a tutta la nostra città, che è anche i quartieri periferici, il Cristo, Spinetta, Marengo e tutti i sobborghi. Che è tanto ampia. Pronto, buongiorno? Niente. Voi lo sapete, vero, che laddove ci sono le zone a traffico limitato a tempo, nessuno le rispetta? Dove ci sono i varchi elettronici, quello, invece vengono rispettati. Quello per forza di cose, ma dove avete messo le transenne, la gente le sposta, certo. Poi rimane comunque aperta. Certo, no, assolutamente. Goga mi goga. Questo vale in Alessandria come in tutte le altre città. Assolutamente. Quindi serve, e proprio per questo abbiamo scelto di andare sulla strada dei varchi, serve un controllo rigido. Purtroppo oggi, venendo in qua, sono passato da Corso Roma e ho visto auto private, furgoni, sì, mattino, parcheggiate allegramente, sì, sì. Sia nelle traverse dove non potrebbero, ma anche direttamente in Corso Roma. Noi vogliamo rendere una città più vivibile per tutti e solo tramite un controllo fatto con i varchi può essere fatto. Basta andare in qualunque anche centrozona della provincia d'Alessandria, per non parlare di Asti, dove la ZTL, esatto, è molto centrale e molto normata. Dobbiamo andare anche noi in quella direzione, perché altrimenti il parcheggio in centro diventa il parcheggio del più furbo e non... Esatto. Le leggi e i regolamenti devono valere per tutti e per essere rispettati da tutti serve controllo. Io ad esempio ricordo, se non sbaglio, a Siena c'è una ZTL ovviamente molto ampia per tutto il centro, mi sembra fosse Siena. E praticamente potevano passare i residenti che pagavano una quota all'anno, altrimenti se tu volevi passare ti fotografavano la targa e poi ti arrivava, pagavi. Esatto, pagavi. La quinta, il concetto delle ZTL e questo è quello. Ovviamente chiaramente l'accesso sarà comunque garantito ai residenti, a chi può richiedere un permesso temporaneo per fare un trasloco, per fare, certo. Quindi può essere rilasciato ai commercianti che devono fare dei lavori, alle imprese, alle persone con disabilità chiaramente, certo. Al trasporto pubblico, quindi ai taxi e per legge, codice della strada, anche alle auto elettriche ibride. Quindi diciamo che la platea è già abbastanza corposa. È chiaro che serve un regolamento che c'è già, ma serve soprattutto riuscire a farlo rispettare, certo. In modo da limitare il più possibile il furbetto che se ne approfitta. Allora, prendiamo questa telefonata, ma poi diamo la linea ad Alessandra. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Gianluca d'Alessandria. Prego, Gianluca. Mi auguro e spero che, iniziando la primavera, bel tempo, via Tonso e il marciapiedi vengono messi a posto, perché 50 anni che abito lì sono una cosa indecente. L'assessore lo sa perché abita in questa via. Okay. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Le risponde okay. Dopo. Diamo la dopo. Linea ad Alessandra per le anticipazioni del telegiornale e poi ritorniamo qua. Grazie Ketty, buongiorno al tuo ospite. Tra poco nel nostro telegiornale parleremo di ex Ilva, torneremo ad occuparci di questa delicata questione. Oggi l'indotto delle imprese che fanno capo ad Acciaierie d'Italia bloccano la produzione negli stabilimenti e intanto è sbucata fuori una lettera che è stata mandata niente meno che al Premier Giorgia Meloni da parte della multinazionale indiana ArcelorMittal, in cui si chiede di riaprire le trattative. Un'altra delicata questione è quella dell'ipotesi del sito unico nazionale per quanto riguarda le scorie, quindi deposito nucleare. Trino, nel Vercellese, è l'unico comune in Italia ad aver proposto l'autocandidatura. Si stanno muovendo i comitati del No e Lega Ambiente e a Trino si ipotizza, nel caso di ok, anche un referendum fra la popolazione. Torneremo ad occuparci dei funerali del nostro collega De De Vinci, si sono svolti sabato scorso, una grande folla ha partecipato all'ultimo saluto, è emerso un progetto legato a radio, musica e solidarietà. E poi ancora andremo ad Ovada, dove l'ospedale Sant'Antonio verrà riqualificato e diventerà casa di comunità, un punto di riferimento sul territorio. A tra poco.
Riprendiamo con filo diretto, seconda parte, siamo in compagnia di Michelangelo Serra, assessore ai trasporti del Comune di Alessandria. Stavamo parlando di Via Tonso, marciapiedi. Di marciapiedi, è un tema molto sentito, importante e molto pesante per le casse comunali, perché rifare i marciapiedi costa e negli ultimi 20 anni non sono stati fatti se non qualche intervento puntuale in alcune zone degli interventi complessivi sui marciapiedi. Noi abbiamo messo a bilancio una cifra importante, ma purtroppo non sufficiente a risolvere il problema, che sono centinaia di chilometri di marciapiedi da rifare in tutto il territorio comunale, che finiscono contro un marciapiede, nei nostri concittadini con la carrozzina, giustamente si lamentano perché non abbiamo una messa a norma. Partiamo con i soldi che abbiamo a fare interventi più urgenti possibile e più frequenti possibile. C'è da dire che finalmente questo comune si dota di un investimento importante sui marciapiedi, cosa che non è stata vista in passato. Chiaramente devo chiedere ai miei concittadini un po' di tempo, perché rifare tutti i marciapiedi è un compito che, se non arrivano, e noi li abbiamo chiesti, soldi dal governo, dalle regioni dedicati apposta alle manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi, è molto difficile riuscire a risolvere una situazione vecchia di 20 anni in poco tempo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi scusi. Io volevo parlare con l'assessore inerente alla viabilità di via Maria Bensi. Sì. C'è una pista ciclabile strana, perché prima ci sono i parcheggi delle macchine e poi c'è la pista ciclabile che è proprio attaccata ai parcheggi delle macchine. Non dovrebbe essere l'opposto? Prima la pista ciclabile e poi il parcheggio delle macchine? Ok, grazie, buongiorno. Grazie, anche perché vi dà l'opportunità di ribadire un concetto. Quella non è una pista ciclabile, ma una corsia ciclabile, che quindi è per regolamento in carreggiata. Su questo, a giorni, perché ho già visto i volantini già stampati, partirà una campagna di informazione su quello che è una corsia ciclabile, su quello che è una casa avanzata, sia per i ciclisti che la vogliono utilizzare. Mi auguro un po' di gente, adesso che sarà un po' più in sicurezza, sceglierà la bici, soprattutto nei mesi estivi, per spostarsi verso scuola, verso lavoro. C'è una campagna informativa che partirà a breve, in modo che tutti, anche gli automobilisti, capiscono. Ricordo, la corsia ciclabile, quindi nel caso di via Maria Bensi, può essere occupata dalla l'auto nel caso non ci siano delle biciclette, quindi non è una pista dove non si può andare con l'automobile, è una corsia che può essere utilizzata sia dalle bici sia dalle automobili. Se ci sono le bici, le automobili o possono sorpassare come sorpasserebbero in un'altra auto, un altro veicolo, ma in mancanza, se non ci sono le bici, può tranquillamente utilizzare la strada come la utilizzava prima. Questa è un'introduzione fatta nel codice della strada nel 2020, in Alessandria l'abbiamo introdotta adesso per la prima volta, in molte altre città d'Italia c'è già da anni. C'è troppo traffico ad Alessandria, soprattutto in centro, e credo non sia un lavoro molto facile. C'è tanto traffico ovunque e devo dire, adesso stiamo analizzando un po' dei dati che ci vengono forniti più che altro da l'ACI, grandi associazioni di auto. Se si pensa che una volta, almeno fino a 20-25 anni fa, c'era un'auto per famiglia, oggi c'è un'auto per persona. Esatto. E lo si vede anche nei quartieri periferici, dove la sosta non è mai stata un problema, dove per esempio si ha più difficoltà a trovare parcheggio, ci sono più auto. La creazione di centri commerciali a Corona, attorno al centro, non ha aiutato questa cosa, perché oggi, sia a discapito del commercio di prossimità, sia a discapito del traffico, c'è un peggioramento della situazione complessiva. Grazie Assessore, non so quando ci rivedremo, ma ci rivedremo sicuramente. E domani avremo il Sindaco di Novi e prossimamente, nei prossimi giorni, anche il Sindaco di Alessandria. Grazie, arrivederci, la linea al TG. Arrivederci a tutti.